Gli italiani sono nati per costruire. Costruire è carattere della loro razza, forma della loro mente, vocazione ed impegno del loro destino, espressione della loro esistenza e segno supremo ed immortale della loro storia. Giovanni Ponti, detto Gio, nacque a Milano il 18 novembre 1891 e si laureò in architettura presso il Regio Politecnico nel 1921, dopo aver sospeso gli studi durante la sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Nello stesso anno sposò la nobile Giulia Vimercati, da cui ebbe 4 figli, Lisa, Giovanna, Letizia e Giulio, e aprì uno studio assieme agli architetti Mino Fiocchi ed Emilio Lancia. Un sodalizio, in particolare quello con quest'ultimo, che durerà sino al 1933. Successivamente Ponti passò alla collaborazione con gli ingegneri Antonio Fornaroli ed Eugenio Soncini, poi sostituito nel 1945 da Alberto Rosselli, giovane architetto scomparso prematuramente nel 1976, 3 anni prima dello stesso Ponti. Interessato alle esperienze della secessione viennese, si dedicò inizialmente all'arredamento e alle arti decorative. Fu proprio grazie a questo spiccato talento e all'amore in particolare per la pittura e per l'artigianato che esordì in qualità di designer e consulente artistico per la manifattura ceramica Ricciarginori, una fortunata collaborazione durata 15 anni dal 1923 al 1938. Porcellane maioliche innovative e tradizionali vennero presentate alla prima mostra internazionale di arti decorative di Monza nel 1923, occasione in cui il designer incontrò Ugo Ietti, critico e figura cardine durante la sua formazione. Successivamente partecipò all'organizzazione delle varie triennali a Monza e Milano e vinse con le sue ceramiche il Grand Prix all'Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi del 1925. In quegli anni la produzione fu maggiormente improntata ai temi classici. Ne sono una testimonianza i mobili della serie Domus Nova, entrati in produzione per i grandi magazzini La Rinascente nel 1927, e la casa in via Randaccio, costruita tra il 1925 e il 1926 e che fu la prima abitazione di proprietà di Ponti, ispirata agli edifici di Palladio e ricca di elementi prettamente neoclassici come nicchie, urne, trabeazioni e timpani. L'architetto subì infatti le influenze del gruppo Novecento, movimento artistico al quale era legato e le cui posizioni vennero espresse in campo architettonico da esponenti per lo più milanesi, quali Portaluppi, Alpago Novello, Buzzi, Cabbiati, Bontempelli, Lancia e Muzio. Quest'ultimo, rappresentante di spicco, era autore della Ca' Brutta, opera significativa per la sua collocazione nel tessuto urbano e per il classicismo semplificato in bilico tra tradizione e modernità, a cui l'architetto appunto ricorse per completare l'apparato decorativo dell'edificio. Opera collettiva e tipica del gruppo fu il Tempio della Vittoria, il monumento ai caduti milanesi situato vicino ai chiostri di Sant'Ambrogio, danneggiato durante i bombardamenti nel 1943 e che venne poi ricostruito nel 1973 e ampliato con il grande sacrario sotterraneo progettato da Mario Baccini. Per chiudere il quadro, ad eccezione di Muzio e di Ponti, il quale attraverso una personale evoluzione finì col giungere al razionalismo, alcuni membri del gruppo Novecento cedettero ad una serie di concessioni ai modi dell'eclettismo. Nel 1928 Ponti iniziò la sua attività editoriale. Fondò la rivista Domus, testata che diresse per tutta la vita, tranne che nel periodo tra il 1941 e il 1948 in cui fu direttore di stile e che, insieme a Casa Bella, si inserì al centro del dibattito culturale sul tema dell'abitare contemporaneo, anche in materia di arte, architettura e design, durante la seconda metà del Novecento. L'attività di Ponti negli anni 30 fu intensa, ricordiamo alcune opere. La Scuola di Matematica alla Città Universitaria di Roma del 1934 è uno dei primi edifici del razionalismo italiano ed esibisce una soluzione planimetrica a ferro di cavallo composta da 3 blocchi e da una corte lastricata in pietra. Ambiente iconico dello stabile, oltre alle grandi aule a gradoni, è la biblioteca, illuminata da un lucernario in vetrocemento in copertura e delimitata da pareti interamente rivestite da libri, percorse da più livelli di ballatoi, e si tratta di una struttura progettata in collaborazione con l'ingegner Zadra.
Una seconda opera significativa e direi iconica è la Torre Littoria a struttura metallica al Parco Sempione a Milano, oggi detta Branca, costruita nel 1933 in tempi record insieme a Cesare Chiodi e all'ingegnere Ettore Ferrari. Univa abilmente l'architettura moderna alle avanzate tecniche di costruzione metallica perché era totalmente in tubi d'almine, d'acciaio speciale, flangiati e imbullonati ed alta 108,60 m. Possedeva poi una forma tronco piramidale a sezione esagonale. Venne eretta in occasione della Quinta Triennale di Milano, stessa edizione in cui vennero costruiti i 6 grandi archi solati ornamentali di Mario Sironi. Esile e trasparente, la torre, nella sua configurazione originale, era servita da un moderno ascensore delle officine meccaniche Stigler, che permetteva di raggiungere la cima in pochi secondi e di accedere ad un piccolo ristorante e ad una terrazza a belvedere aperta. Nel 1972, quella che una volta era la Torre Littoria, poi rinominata Torre del Parco, dopo un lungo periodo di inutilizzo venne dichiarata completamente inagibile e a salvarla fu proprio la società Fratelli Branca Distillerie, che si prese carico delle opere di ristrutturazione e la riaprì al pubblico nei primi anni 2000. Ecco perché oggi si chiama Torre Branca. Sul piano residenziale sono invece molto interessanti il Palazzo e la Torre Rasini in Porta Venezia a Milano del 1932, e, sempre costruite insieme ad Emilio Lancia, le case tipiche, le domus, ideate per essere riprodotte in serie in quartieri concepiti come strada e giardino, e queste si trovano in via dei Togni, via Letizia e via del Caravaggio a Milano. Ultimo edificio costruito per i grandi industriali e particolarmente interessante è quello per gli uffici della Montecatini a Milano, fra tutte forse l'opera maggiormente legata all'estetica razionalista e fra le più valide della produzione del ventennio per l'interpretazione personale esercitata da Ponti, soprattutto nella cura dei particolari e nella ricercata eleganza. I citazionismi al passato, ben visti dal regime fascista che si identificava, dopo tutto, principalmente nel neoclassicismo semplificato di Piacentini, con l'intenzione di salvaguardare l'identità italiana e di recuperare la gloria e la grandezza, gli ideali, insomma, della romanità, vennero gradualmente abbandonati da Ponti nel dopoguerra. L'architetto puntò infatti su idee molto più innovative e si avvicinò all'international style. Nell'ambito del design industriale iniziò a lavorare alle pareti attrezzate ed è in particolare iconica la seduta superleggera, realizzata nel 1955 per Cassina come ottimizzazione della sedia di Chiavari. Ponti fu fra i protagonisti del dibattito sulla ricostruzione, anche se realizzò poche opere in questo ambito. L'insediamento lungo le vie Herrar e Dessier, costruito insieme a Luigi Figini e Gino Pollini, è appunto fra queste. Ebbe tuttavia maggiore fortuna come architetto per i grandi industriali e sebbene nel secondo palazzo per la Montecatini, risalente al 1951, siano ancora presenti i riferimenti classici, nel grattacielo Pirelli in piazza Duca d'Aosta a Milano, una lama slanciata e scintillante alta 127 metri, scompaiono del tutto. Il curtain wall in alluminio e vetro, il profilo allungato e raccordato ai lati e l'eccezionale struttura in cemento armato calcolata da Nervi e Danusso contribuirono a far cadere nel dimenticatoio lo stereotipo del grattacielo tradizionale, il classico prisma vetrato della seconda scuola di Chicago. Il Pirellone ancora oggi non accenna ad invecchiare e non è un caso se Walter Gropius e Pietro Belluschi ne ripresero le fattezze nel progetto del MetLife Building per la compagnia Pan Am a New York nel 1963. Costruito tra il 1955 e il 1958, fu anche la sfortuna di Torre Velasca, l'opera più importante dei BBPR con cui naturalmente entrò in competizione ad un solo anno dalla sua costruzione. La torre con le bretelle, alta 106 metri, venne concepita sin dall'inizio con una strategica ed altrettanto caratteristica forma a fungo, nell'ottica di conferire alle residenze private, poste agli ultimi piani, un maggiore spazio. Questa morfologia è però pregna di citazioni all'architettura medievale lombarda. L'ubicazione nella piccola piazza e il conseguente slancio verticale con i piani più alti in aggetto richiama volutamente il modello delle antiche torri, la cui espansione ai soli piani superiori era dovuta al limitato spazio in prossimità della base. Riferimenti neogotici sono peraltro anche rintracciabili nella guglia in sommità. E anche questo un po' un omaggio a Milano. L'evidente orientamento storicista, poi ribattezzato Neoliberty, scatenò un forte dibattito ed alimentò aspre critiche per via del marcato distacco rispetto alle contemporanee ricerche europee e statunitensi. In proposito si scomodò Rainer Benham,
critico inglese che su The Architectural Review sostanzialmente accusò l'Italia, più che altro gli architetti vicini a Rogers e a Casabella Continuità, di essersi deliberatamente ritirata dal movimento moderno. Il cinema di Otterlo, l'undicesimo congresso durante il quale venne presentata proprio la Torre Velasca, fu non a caso l'ultimo. Questa parentesi per dire che il Pirelli fu la dimostrazione che non tutta la produzione della metà degli anni 50 fosse vittima delle ansie storiciste. La grande popolarità raggiunta grazie a questo edificio diede l'opportunità a Ponti di costruire numerose opere anche all'estero. Fra le ville all'italiana ricordiamo la Nimesia a Teheran, la Reazza e la Planchard a Caracas. Quest'ultima è fra tutte la meglio conservata, chiamata anche El Cerrito, la collinetta, la Villa Planchard è un'opera d'arte totale. Sorge sulla cima di un'altura dalla quale si può ammirare la città e racchiude numerose ispirazioni e suggestioni tratte dai viaggi in America del 1953, fra cui ad esempio alcune opere di Niemeyer e Barragán. Ponti iniziò a progettare senza prima visitare il luogo, lo fece grazie ai racconti dei suoi committenti e ad una fitta corrispondenza. Celebri le lettere disegnate che l'architetto inviò per tutta la durata dell'impresa. Ne risultò un ambiente fluido, continuo e luminoso, una casa a patio ricca di scorci, visuali trasversali, terrazze ed affacci, come la doppia altezza tra la zona giorno al piano terra e la zona notte al primo piano, all'interno delle quali dominano rivestimenti marmorei policromi e geometrici. I muri in questa casa scompaiono, si assottigliano, come da Ponti spiegato, nella casa all'italiana. Addirittura la facciata, rivestita in bianche piastrelle di ceramica, si stacca dalla copertura che, sottile e aggettante, si appoggia come un cappello al di sopra della casa. Notevoli anche il progetto della luce e di arredo, dai pezzi disegnati dallo stesso Ponti alle opere di Damiano Chiesa, Cassina, Fornasetti e di artisti quali Fausto Melotti, Romano Rui, Morandi e il venezuelano Reveron. Fra gli edifici pubblici realizzati oltreoceano, merita infine una menzione il Museo a sviluppo verticale di Denver, inaugurato nel 1971, la cui facciata multisfaccettata venne rivestita dall'architetto con piastrelle scintillanti. Recentemente ampliato e rinnovato, il museo dialoga con l'intervento tagliente e decostruttivista di Libeskind risalente al 2006. Di notevole importanza anche le prime sperimentazioni sul tema della chiesa, che concluderanno la lunga e prolifica carriera di Ponti. L'ultima importante opera da lui firmata e realizzata tra il 1967 e il 1970 è infatti la Concattedrale di Taranto, i cui iconici tagli diamantati come finestre aperte sull'immenso vennero già sperimentati dal progettista nella chiesa milanese di San Francesco d'Assisi al Fopponino, costruita tra il 1958 e il 1964. Gio Ponti partecipò all'Associazione del Disegno Industriale ADI, ricevette premi nazionali e internazionali e fu professore di ruolo alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Morì a Milano nel 1979 ad 87 anni. Il suo nome ha meritato l'iscrizione al famedio del Cimitero Monumentale. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram, @DannatiArchitettiPodcast, e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.